Dopo le due iniziative dello IAPB a Ortona, le iniziative del giovedì 27 giugno, ossia le visite oculistiche gratuite in Piazza della Repubblica e la cena sensoriale al buio, lo IAPB Abruzzo oggi ha tenuto un'altra iniziativa a Ortona, a Lido Riccio, all'Hotel Mara. Precisamente, la prevenzione non va in vacanza. Siamo con il presidente dell'IAPB Abruzzo, Antonello Di Deo. Presidente, ci illustra questa nuova iniziativa? Allora, questa nuova iniziativa che segue quello che abbiamo fatto ad Ortona fa parte di un progetto nazionale dello IAPB Italia Onlus che prevede ogni estate una campagna estiva dal nome La prevenzione non va in vacanza. Quest'anno abbiamo aderito anche con gli IAPB Abruzzo a questa campagna nazionale e faremo visite gratuite, distribuzioni di opuscoli e gadget lungo la costa teatina. Questo serve sempre per avvicinare sempre più alla cultura della prevenzione sia le istituzioni che le persone, e l'abbiamo fatto soprattutto questa campagna è fatta soprattutto per i temi riguardanti la prevenzione sulle malattie oculari dipese dall'esposizione al sole, e quindi una campagna mirata verso la stagione estiva, quando i raggi del sole magari provocano danni alla vista. E quindi c'è d'obbligo sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica su queste patologie. Quindi questi sono i temi, quindi riepilogandoli, esatto. I temi sono affrontati? I temi sono quelli derivanti dalle problematiche che possono creare una esposizione ai raggi solari e alla sabbia, con la sabbia che può entrare in occhio, all'acqua salata e soprattutto alla disidratazione idrica e quindi dell'occhio, che può provocare danni alla retina. Presidente, ma i numeri dello IAPB, precisamente, ci può dare qualche indicazione? Quanti sono i non vedenti e quanti sono gli ipovedenti qua in Italia, nel mondo? Che numeri fa? Un attimo. Allora, diciamo che a livello mondiale i dati che ci provengono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sono questi, diciamo ci sono 217 milioni di ipovedenti nel mondo e 36 milioni di ciechi assoluti, e sono distribuiti per la maggior parte nei paesi, per il 90% se vogliamo essere precisi, nei paesi in via di sviluppo. E in Italia abbiamo circa 220.000 non vedenti assoluti e circa 1.400.000 di ipovedenti. La maggior parte di queste persone, soprattutto ipovedenti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, potrebbero essere curati se presi in tempo con una prevenzione, e da qui l'impegno degli IAPB sia a livello italiano sia a livello mondiale di mobilitare tutte le risorse per cercare di sconfiggere queste malattie che portano inevitabilmente alla cecità e quindi a dei costi sociali e sanitari non indifferenti. Quindi la prevenzione è un tema importantissimo. Certamente la prevenzione è la cosa fondamentale per lenire un po' le difficoltà delle persone. Qua a Riccio oggi la prevenzione è stata fatta in collaborazione con il CNAT, Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia, e in collaborazione con il Comitato Difesa della Vista del Lions Club, precisamente del distretto 108A. Le visite nel dettaglio sono state fatte da un dottore del Lions Club. Prego, dottore, che tipo di attività è stata svolta qua a Ortona, a Lido Riccio? Sono state effettuate visite oculistiche complete riguardanti e la evidenziazione di difetti di vista non conosciuti, quali miopia, ipermetropia, astigmatismo, e l'esame del segmento anteriore dell'occhio per evidenziare patologie derivanti dall'eccessiva esposizione alla luce solare e fino alla cataratta,
e anche esami del segmento posteriore, quindi danni derivanti dalla errata esposizione, eccessiva esposizione alla luce solare. Non da ultimo il controllo del tono oculare, che sappiamo essere il nemico più insidioso della capacità visiva, perché un tono oculare elevato non trattato nel tempo può portare alla cecità. Come dottore, ovviamente, in questo caso qua penso che sia sempre consigliabile sottolineare l'importanza della prevenzione, lei che segue, sì. Cioè che è specializzato nel settore. La prevenzione in tutte iniziative come queste. In tutte le branche della medicina e quindi anche nell'oftalmologia. E per questo siamo avvantaggiati nel nostro caso, perché oltre alle normali visite oculistiche che vengono effettuate nei centri ospedalieri della ASL, la collaborazione tra il Centro Nazionale di Alta Tecnologia diretta dal professor Mastropasqua, assieme ai medici in formazione della scuola di specializzazione diretta dal professor Rodolfo Mastropasqua, in collaborazione con lo IAPB e anche con i Lions, in questo caso del Lions Club di Ortona, quindi fa parte del distretto, ci dà la possibilità, 108, con l'utilizzo di questa unità mobile attrezzata, di effettuare visite di screening, in questo caso anche in prossimità di località balneare, stabilimenti balneari. Siamo al mare, quindi è un periodo estivo e l'occasione quindi è stata anche quella di soffermarsi un po' sull'attività di prevenzione e sul mare e sui rapporti tra il mare. Come esperto, cosa consiglia? Quali sono i consigli dell'oculista esperto in questo particolare frangente? Quelli che sono le raccomandazioni, diciamo così, di buon senso. Di buon senso. Evitare, perché a tutti noi è capitato sicuramente di guardare per un secondo direttamente al sole e poi tornare a guardare nel normale, uno risulta abbagliato. Già nel corso della normale vista oculistica l'esame del fondo dell'occhio porta a un abbagliamento che è fastidioso in termini della capacità visiva. Nell'ambito dell'esposizione al sole può succedere un caso, ahimè, non troppo raro, quello cioè di guardare, fissare direttamente il sole, e in questo caso da un lato la pupilla che si restringe perché deve limitare l'ingresso dei raggi solari all'interno della luminosità, all'interno del bulbo oculare. Dall'altro il fatto che questo restringimento della pupilla concentra i raggi luminosi proprio in corrispondenza della macula, e si può arrivare a una vera e propria ustione maculare della retina, analogamente a quello che avviene a livello dell'epidermide, però questo a livello retinico comporta una spesso temporanea diminuzione della capacità visiva, ma a volte, se appunto l'esposizione è prolungata, il danno può anche essere permanente. Quindi ha avuto modo oggi di consigliarlo? Sì, sicuramente l'abbiamo consigliato. Poi altre forme di prevenzione, ovviamente, fare attenzione all'igiene, perché spesso il sudore e quant'altro può essere anch'esso veicolo di la non perfetta igiene delle mani può essere veicolo di infezione. E altri consigli, quello di evitare appunto nelle spiagge sabbiose, quelle di evitare che la sabbia stessa entri all'interno del bulbo oculare, nel fornice congiuntivale, causando delle abrasioni corneali molto dolorose e quindi che necessitano di un intervento attraverso il pronto soccorso oculistico. Quindi l'importante è non andare mai in vacanza senza dimenticare che la prevenzione... Portare sempre la prevenzione in vacanza. Portarla sempre a seguito. Benissimo. Presidente, queste iniziative avranno un seguito
oltre all'appuntamento di Ortona? Certamente sì, il progetto prevede quattro località della costa teatina. Giovedì prossimo saremo a Vasto, quindi giovedì 25, poi il 1 agosto a Fossa Cessia e l'8 agosto a San Vito. E non è escluso che potremo fare anche qualche altra località se troviamo la disponibilità. E io mi preme ringraziare il dottor Dragani qui presente, il CNAT, il Centro di Alta Formazione Tecnologica in Oftalmologia dell'ospedale di Chieti, i Lions, lo stabilimento, l'Hotel Mara, che ci ha ospitato nel proprio parcheggio, e niente, lo IAPB continuerà questa azione per questo progetto che ha organizzato e finanziato. Benissimo, allora quindi le prossime appuntamento saranno comunicate appena sapremo la location precisa nei mezzi di stampa dove saremo nelle prossime settimane. Volevo aggiungere? Prego. Sì, come già anticipato Antonello, la prossimo giovedì saremo a Vasto Marina, ora il luogo preciso è da definire perché è oggetto di una delibera comunale per l'occupazione del suolo pubblico, ovviamente. Nei giovedì successivi, come ha detto, appunto, saremo a Fossa Cesia, San Vito. Il tutto grazie di nuovo alla disponibilità del camper che vedete qui nelle riprese e soprattutto alla logistica che ci viene favorita, al sostegno organizzativo da parte dello IAPB, ma anche dei locali club di Vasto, quindi il network Lanciano. Dei club del Lions che sempre, supporta sì. Sempre questa tipologia di iniziative che, certo, iniziative certo, che rientrano nell'ambito dell'attività del Lions. Da sempre impegnati nella lotta alla cecità prevedibile, quindi è un nostro cavallo di battaglia ed è logico che iniziative di questo genere vedano i Lions sempre in prima fila. I Lions, i suoi soci e le strutture sempre impegnate. Certo. Benissimo. Allora, appuntamento alle prossime occasioni. Grazie. Arrivederci.